vedere. Tutto questo tempo per prendere un gelato, dov'è il mio gelato? Ah, giusto, il gelato. Ludo, mi sono dimenticata, dai, domani te lo prendo. Avri, che cos'è quella faccia? Cos'è successo? Sai benissimo quello che è successo. No, io non so niente, ma dov'è il mio gelato? Ludovica, ti ho detto che il gelato te lo prendo un altro giorno, ok? Senti, Auri, io mi sto annoiando. Che ne dici se chiamiamo Samuele e Elisabetta e facciamo un pigiama party? Non mi nominare quel nome, ok? Ti ho detto che non me lo devi nominare, Ludovica. E adesso che è successo? Mi sono persa qualcosa? Pastorio. C'è qualcosa che non va. Devo chiamare Elisabetta. Però l'ultima volta dove ho messo il telefono? No, ma perché stai scavando? Cosa è successo? Grazie, dai, il mio telefono, grazie. Chiamiamo Elisabetta. Ciao Eli. Allora, è successa una cosa, però è ritornata e ha pianto. Forse ha litigato con Samuele. Facciamo una cosa. Tu vieni qua con Samuele. E così almeno vediamo cosa è successo, ok? Ok, ciao. Ma ragazzi, che strano. Cosa sarà successo? Voi avete visto qualcosa di strano? Se sì, scrivetemelo giù nei commenti. Caro diario, ho scoperto che Samuele in realtà ha finto tutto questo tempo. Non ci posso fidare, io lo sapevo che non mi dovevo fidare di lui. Io prima ero innamorata di lui, ma adesso non più. Perché mi ha davvero delusa. Per me ormai è cancellato dalla mia vita. Aurora, Aurora, mi spieghi cosa è successo? Ma mi spieghi cosa è successo? Niente. Sto bene. Lo sai che a me puoi dire tutto? Io sono qui per aiutarti. Lo so, ma sai benissimo anche tu perché sono così. Ludovica, lo sai, è inutile che fai finta di niente. Non ti ricordi? Io ero fuori e mi hai mandato un messaggio. Chi è? Il campanello! Sono arrivati i nostri amici! Quali amici? Scusa! Samuele e Elisabetta, sì. Ciao Ludo, ti ho portato Samuele. Brava Eli. Ma c'è anche Aurora? Certo che sì, ti stava proprio aspettando in cameretta. Ah, mi stava aspettando, davvero? Ma sì, dai, entra, ciao, vieni che fa freddo. Entrate, entrate. Ah, dov'è Aurora? Sa
Samuele? Ehi ragazzi, avete già acquistato i nostri libri? Beh, se non l'avete ancora fatto, fatelo assolutamente. Li potete trovare su Amazon e nelle migliori librerie d'Italia. Un bacio! Fatelo tutti, mi raccomando. Ciao ciao! Aurora, guarda qui chi c'è, vieni, vieni! E tu che ci fai qui? Mi ha invitato Ludovica. Sì, sì, l'ho invitato io, che problema c'è? Facciamo un bel gioco, vieni, vieni. Ah, un gioco. E sentiamo, che gioco volete fare? Guarda, anche Leo ama Samuele. Peccato che io invece non lo amo. Cosa? Già lo sapevo comunque. Ragazzi, lo sapete oggi cosa giochiamo? Al gioco della bottiglia. E noi andiamo a prendere tutta la corrente. Sì, sì, io voglio giocare. Io non sarei proprio felicissima di giocare. Io mi sa che non gioco, mi dispiace. Auri, ma mi spieghi cosa è successo? Ma cosa ti ho fatto? A me lo dici? Non lo sai? Boh, non lo so. Io da quando l'ho saputo non dormo più. Sei molto bravo a fingerlo, sai? Ma perché Auri mi tratti così? Che ti ho detto io, giuste giuste. Bene, allora vado a prendere la bottiglia io. Ok. Lasciamoli un altro po' da soli però. Andiamo. Vado a prendere la bottiglia. Ragazzi, venite, io ho preparato i bigliettini. E io la bottiglia! Dai, su, venite! Iniziamo a girare! Auri, tocca a te! Che bello! Pesca un bigliettino! Mangia la patatina con l'unico maschio presente! La vado a prendere io la patatina. Tra tutti i bigliettini proprio questo, guarda. Che bello! Che la vuole? Ma non posso ritirarmi io? No, no, un obbligo è un obbligo, mi dispiace Auri. Va bene. Vieni, mangia. Ma non era così l'obbligo? Sì, ha ragione Samu, non è che tu poi ti avvicini e poi la spezzi. Sì, ma nel bigliettino non era specificato. Io la patina l'ho mangiata, l'ho spezzata e me la sono mangiata con lui. Quindi passiamo al prossimo, dai. Va bene, andiamo avanti. Prossimo giro. Dai, pesca. Leggi. Condividi la Coca-Cola con una persona a tua scelta. Scelgo. Io. Lulu, sono la tua sorellina. Dai. Io sono la tua migliore amica. Io scelgo. Lulu, dai. Elisabetta. Ma come? Ok, allora io vado a prendere la Coca-Cola. Comunque lo voglio scegliere a me. Vado. Ecco a voi la Coca. Dai. Buona?
tanta sete, eh? Vabbè. Anch'io. Sì, ragazze, ma entro domani. Oh, ok. Bene. Vediamo! Qua. Samu. Ora tocca a me. Vediamo cosa esce. Trascorri 24 ore chiuso in cucina con una persona a tua scelta. Vediamo chi scegli, Samu. Sì, sono curiosa, vediamo. Io so già a chi sceglierai. Allora, io scelgo... Aurora. Auri, vai, vai, ti tocca. Andiamo. Faccio da sola. Bisogna rimanere chiusi. Senti, Aurora. Io credo di impazzire. Non sto capendo più quello che sta succedendo tra di noi. Davvero stai impazzendo, eh? Samuele, smettila di fingere, ok? Basta. Ormai so tutta la verità. Ma quale verità, Auri? Io non capisco perché non mi ami più. Ah, io? Boh. Sei tu che non mi ami più. Io... Sei tu quello che... Vabbè, basta. Hai finto tutto questo tempo, ammettilo. All'appuntamento hai fatto finta di regalarmi quell'anello. E si sa. Hai fatto finta di fare quella pizza a cuore, perché ovviamente non provi nessun sentimento per me. Ma perché Ludovica mi ha scritto quelle cose? E perché Ludovica ha scritto a me quelle cose? Dov'è il telefono di Ludovica? Dove sta? Ah, eccolo lì. Vi sistemo io per le feste a tutti quanti. Scusami, quale cose, cioè cos'è che ti ha scritto? Non so cosa ti abbia scritto, inventati altre cose, perché Ludovica non ti ha scritto assolutamente niente, a me ha scritto semmai. Potete aprire? No, dovete rimanere ancora dentro. Per quanto tempo? Per un'ora. Cosa? No, apri. Non si può uscire. Senti, Auri. Non mi devi toccare. Senti, Auri, non capisco quello. Cosa è successo tra di noi. Torniamo fidanzati. Scordatelo. Io non ti voglio mai più vedere. Non è che io mi fidanzo quando decidi tu, ok? Io con te non mi voglio più fidanzare. Semmai rimaniamo conoscenti, nemmeno amici, conoscenti. Senti, Auri, io non so cosa sia successo, ma voglio che tu torni ad essere la mia fidanzata. No, io non mi fidanzo quando decidi tu. Togliti.